Ormai tutto pronto, riparte un borgo di libri a Casartavecchia, una rassegna che ha avuto riscontri notevolissimi negli anni passati. Ci risiamo oggi, conferenza stampa qui al Comune. Intelligenza naturale, fatti non foste a vivere come bruti, è questa la linea di conduzione di questo nuovo appuntamento. Luigi Ferrovoglio, direttore artistico. Un borgo di libri, intelligenza naturale. Abbiamo parlato tantissimo in questi ultimi mesi di intelligenza artificiale e ci siamo dimenticati invece dell'intelligenza vera, quella che non ha bisogno di aggettivi, la nostra. E quindi noi abbiamo voluto giocare su questo fatto perché, come Omero già immaginò i robot e l'intelligenza artificiale nell'Iliade, parlando delle ancelle che accompagnavano e parlavano con Efesto, tutto ciò che gli scrittori pensano, sognano, immaginano e mettono su carta, poi spesso, prima o dopo, diventa realtà. E quindi chi meglio di un festival di letteratura, ma poi anche di cultura in genere, può discutere di questi temi? E quindi abbiamo messo insieme una cinquantina di appuntamenti che raccontano tutto lo scibile umano, cercando di confrontarsi. Andiamo da Topolino, che ha raccontato la Reges all'Euccio e farà un laboratorio di disegno, al procuratore Gratteri, al procuratore Raffaele Cantone, al procuratore Maurizio De Lucia di Palermo, che ha arrestato Matteo Messina Denaro, insieme con il collega Salvo Palazzolo, il maggior inviato di mafia italiano, che racconterà insieme con lui le vicende e anche il futuro della lotta alla mafia. Ma poi abbiamo due scrittori stranieri di grande prestigio, a dire la verità, tre. Due sono arrivati apposta per noi, e sono Ahmet Zarzalus Antia, basco, lo scrittore preferito del Papa, il 27 alle 21 in cattedrale. Vi invito a venire ardentemente a Caserta Vecchia quella sera. E poi il 15 di settembre, sempre in cattedrale, Fernando Bermudez. Abbiamo tutta una serie di altri appuntamenti, per esempio il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, già direttore del Sole 24 Ore. Il padre francescano Enzo Fortunato, che viene a parlare di bambini, che conduce una trasmissione su Rai 1. Questo festival è stato realizzato insieme con l'assessore alla cultura Enzo Battarra, che tanto ha fatto insieme con me per realizzarlo. Adesso, come dire, c'è stato un change, ma spero e speriamo che presto ritornerà con noi.